Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, e il giudice è alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Bene, fratelli, oggi di nuovo la parola del discorso della montagna ci mette davanti il senso più profondo della legge, del comandamento, che non può essere mai priva dello Spirito Santo. Dice San Paolo: la legge senza lo Spirito uccide, è lo Spirito che dà la vita. È lo Spirito che dà la vita alla legge e la dà la vita alla legge nella carne delle persone, cioè fa sì che la legge si compia nella vita delle persone. È lo Spirito Santo che la incide, che le dà testimonianza nel cuore delle persone, che fa aderire le persone ai dettami della legge, cioè alla parola della legge, perché è lo Spirito Santo che dice: è quella. E questa è la parola vera, perché è lì il cuore, perché oggi sta parlando di relazioni, perché la legge non è mai qualcosa di astratto, la legge sempre è in funzione della relazione con Dio e quindi, come conseguenza benefica, la relazione con gli altri. Se attraverso la legge io sono unito a Dio, automaticamente, naturalmente, io sono unito anche ai fratelli, sono unito a chi mi è accanto. Allora, siccome noi siamo infilati in questo tunnel senza uscita, per schiantarci contro la nostra stessa superbia, il salario del peccato è la morte, bene, Gesù è venuto a compiere la legge per te, quella del Padre. Allora, tutto questo che abbiamo letto oggi, questo paradosso, adesso dici stupido, eccetera, ti pensi male? È per dirci che non c'è niente di puro in noi, punto primo. Non c'è niente di puro. Se tu dici stupido, se tu pensi male, vuol dire che nel tuo cuore c'è un veleno, fratello caro. Nel mio cuore c'è un veleno, capisci? E questa è la parola, è un paradosso, ma... E non possiamo trascurare nemmeno uno iota, quel pensierino malvagio, quella... non lo possiamo trascurare perché è indice di ciò che veramente c'è nel cuore. Allora, chi è stato così accurato, così dovizioso nel cercare ogni goccia di veleno nella nostra vita? Gesù. Come a Hametz, no? Prima di Pasqua, il lievito vecchio che va cercato anche negli angoli delle case, no? Se no non si può celebrare la Pasqua. Chi è stato? È stato Cristo. Come? Compiendo questa parola. Lui si è fermato, nel cammino verso il cielo, lui si è fermato, sulla croce. Dice, è bellissimo perché dice, quando arrivi all'altare, quindi arrivi già all'altare, quindi vuol dire quando sei in una liturgia, quando ti parla la parola, quando stai lì per,
per comunicare all'Eucarestia. Attenzione, perché non è così. E ogni parola ha un senso. Cioè, questa parola non si capisce fuori dalla Chiesa, non si capisce fuori da un contesto liturgico, fuori da un contesto dove sei iniziato alla fede, dove ricevi una predicazione. Cioè, intorno all'altare, capisci? Non si capirebbe. Allora, quando sei nella Chiesa, nella comunità, non ti scandalizzare. Primo punto, non ti scandalizzare se capisci che qualcuno ha contro di te qualcosa. Questo è assurdo. Potrei avere, cioè, qualche cosa, se ho io qualcosa contro... No, questo è già accertato, fratelli. Tu e Dio ci abbiamo qualcosa contro qualcuno. E in quel caso è ovvio, evidente, che non possiamo, no, accostarci e fare la nostra offerta. Attenzione, non possiamo fare la nostra offerta, non ricevere l'offerta di Cristo. Quella sì che la dobbiamo ricevere. Perché Cristo, Lui sì, sapendo che tutti noi ce l'avevamo contro di Lui, si è fermato, e prima di arrivare al cielo, prima di tornare al Padre, ha amato noi fino alla fine, ha dato tutta la sua vita, così ci ha riconciliati con Lui, offrendo completamente la sua vita per noi. Allora dice che questo, chi ha sperimentato questo? Perché ce l'aveva con Cristo, allora... Nella celebrazione, nella liturgia, nel cuore della Chiesa, nella comunità, si rende conto che quel fratello ce l'ha con lui. Si rende conto che tutta la sua legge non è servita a nulla. Io adesso non faccio neanche distinzione se l'altro ce l'ha con te perché è un pazzo, perché è un nevrotico, perché è un peccatore. No, io sto dicendo semplicemente una cosa. Attenzione, questo è profondissimo. Stiamo raggiungendo il cuore, dice, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, cioè la giustizia anche religiosa, umana, anche le religioni più grandi, non arrivano a questo, perché? Perché nessuna religione c'ha Gesù Cristo, allora sono tutti tentativi umani per arrivare a quello che il cuore desidera, dell'uomo desidera, che cosa? Essere amato così com'è, questa è la giustizia di Dio. Che diventa la giustizia di chi è figlio di Dio, quindi dei cristiani. La giustizia di Dio appare in Cristo che giustifica l'ingiustificabile, che si fa Lui accusato, mentre era l'accusatore, mentre doveva essere l'accusatore, che si fa giudicare Lui mentre era il giudice, che mette te, che per salvare te, per giustificare uno che doveva essere buttato via, uno che ha pensieri cattivi, uno che continuamente insulta, mormora, si approfitta dell'altro, ferisce l'altro, tu e Dio, per giustificare questi che sono ingiustificabili, che non compiono nello 0,000000001 di nessuna legge, né umana, né, perché nel cuore abita il peccato, perché il nostro cuore è malato, perché il nostro cuore è profondamente malato dell'inganno, della menzogna, della superbia, del demonio. Bene, se Cristo si è riconciliato con noi e ci ha riconciliati al Padre e ci ha portati con Lui, ci hai portati con Lui al paradiso, perché dice, mentre sei per via, mentre sei sul cammino, perché la nostra vita è un cammino verso il cielo, e non si può andare al cielo senza il fratello, che ce l'ha con te. Non puoi andare al cielo sia il giorno che morirai, sia oggi, nel cielo che oggi Dio prepara per te, cioè nel compimento di questo giorno. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Capisci? Il fratello che ce l'ha con te sta dicendo la stessa cosa del ladrone a Cristo, cioè la cosa che dici tu a Cristo nella liturgia, abbi pietà di me, ricordati di me oggi, ricordati di me. Allora, per entrare nel cielo, Cristo non poteva entrare nel cielo senza di te, senza l'ultimo peccatore. Perché? Perché gli mancava qualcosa a lui, capisci? Se tu non pensi, cioè non hai, non vedi che il fratello che ce l'ha con te è parte di te, e quindi è come se la tua carne, se la tua stessa carne ce l'avesse con te, anzi ce l'ha con te, perché è carne della tua carne che ce l'ha con te, perché il tuo fratello, che è tua moglie, che è tuo marito, che sono i tuoi figli, che è il tuo fratello, la persona che ti ha accanto, soprattutto diciamo nella comunità cristiana, qui sappiamo che sta parlando della comunità cristiana, ma questo poi di rimbalzo vale per tutti, sei stato tratto dal costato di Cristo, no? Tu sei la sua sposa di Cristo. Sì, e Cristo non poteva essere tranquillo fino a che Tommaso
non avesse messo la mano nel suo costato. Mancava Tommaso, per questo dopo 8 giorni è tornato a riconciliarsi con lui. È bellissimo, perché mancava quello, mancava lui. In fondo c'era anche Tommaso, che amava tantissimo Cristo, ce l'aveva con lui, perché diceva: ma che fine hai fatto? Ma mi hai detto delle cose che alla fine non erano vere. Dove stai? Dove stai? Come tutti, come la Maddalena, come tutti. C'è una forma violenta di avercela con Dio, che sono i peccati. C'è una forma diversa, che è il dubbio profondo della fede, l'angoscia, l'angustia di fronte ai fatti. Ce l'avevamo tutti con Cristo, e Cristo ci ha presi tutti, tutti, ogni giorno ci viene a prendere e ci viene a mettere nel suo costato, lì dove è il posto tuo, perché da lì sei stato tratto. E così con Cristo puoi entrare nel cielo, puoi entrare nella pace. Bene, allo stesso modo è la tua vita verso tua moglie, verso tuo marito. Se lui ce l'ha con te per qualsiasi ragione, anche per causa sua, che tu neanche ti sei reso conto, attenzione, se non riconosci e non intercetti in questo un dolore profondo tuo, che tu non puoi stare tranquillo, non puoi finire il giorno senza che quel fratello venga con te, come? Offrendoti, come Cristo. Molte volte non c'è bisogno di parole. Io adesso non sto parlando di tattiche, di tecniche, noi facciamo come il Barcellona del calcio, no? Il tiki-taka. Noi viviamo così la legge, il tiki-taka sono tutti questi passaggini orizzontali per dopo verticalizzare immediatamente e andare in porta, no? Stordendo l'avversario, facendolo correre appresso alla palla, va bene? Come un torello, per chi conosce il calcio, ma è così, no? Passi, 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 tutti gli avversari vanno cercando la palla, siccome sono molto bravi, fanno questo possesso palla, poi dopo ti sfiancano e poi ti mettono gol. Così noi facciamo con nostra moglie, con nostro marito, con tutti gli altri, Usiamo la legge, la giustizia umana, pa, 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 un passaggio, un altro passaggio, per irretire l'altro e poi mettergli il gol, cioè dire: c'ho ragione io, tu ce l'hai contro di me, ma sei tu che devi chiedere perdono a me. Allora voglio lasciare perdere tutto questo, questa è la giustizia umana che non serve a nulla, perché noi siamo chiamati a vivere il cielo e a portare il cielo qui su questa terra, e il cielo è un'altra cosa, è l'amore di Dio che giustifica l'ingiustificabile. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per tutti gli altri giusti che giocano a tiki-taka. E in fondo non amano nessuno, te e io, no? Nel nome di Dio molte volte, andando a messa e facendo tante... Va bene, la sola cosa che volevo dire, fratelli, è questa. Non si tratta di tecniche, di tattiche, si tratta del cuore. Se nel tuo cuore, nel mio cuore, c'è dolore, angustia, perché quel fratello manca a te, e che tu non sei completo finché non ti riconcili con lui. E la riconciliazione nasce nel cuore, perché poi l'altro può non accettare, ma se nel tuo cuore sei chiuso, vuol dire che ti manca un pezzo, e senza quel pezzo non puoi entrare in cielo, cioè non puoi entrare nella pace, sarai ancorato alla terra, vivrai in questo carcere, dove il giudice sì che ti giudicherà. Vabbè, io ti ho giustificato, io ho fatto tutto, e tu? Come quell'altra parabola, e andrai in carcere, e lo sperimenti forse oggi. Se hai fatto, hai messo sotto la coltre dell'indifferenza, del tuo legalismo, il fratello che ce l'ha contro di te, magari ha torto. Mettiamo a torto. Ma torto sì, tua moglie ha torto, tuo figlio ha torto, e allora nel tuo cuore c'è la giustificazione per lui? Avevi torto tu di fronte a Cristo. Allora se c'è questa... è un problema di cuore, no? Se c'è questa giustificazione, se tu nel tuo cuore tu desideri il fratello, desideri che il fratello entri laddove è il suo posto, laddove ha diritto di stare, cioè nella tua carne, nella tua vita, perché c'è un posto per ogni fratello, c'è una ferita come quella di Adamo, dalla quale è stata tratta Eva, noi siamo coperti di queste ferite, per questo Cristo è stato battuto tante volte dal flagello, perché in ogni flagello si è aperta una ferita dove sei entrato tu, attraverso il tuo peccato ti sei fatto posto in lui, capisci? Se questo avviene in te, allora cambia completamente, allora il tuo cammino verso il cielo è aperto, anzi già vivi il cielo qua, perché già vivi la comunione profonda col tuo fratello, allora già è il cielo, già è la comunione celeste, già è la giustizia che supera quella umana, supera quella dei pii, degli stupendi, dei meravigliosi che erano i farisei, Allora, coraggio, e noi siamo chiamati a questo, a vivere questo davanti all'altare che è la liturgia nella Chiesa, e tornare costantemente, e convertirsi, tornare sui nostri passi, tornare nel cammino, per prendere
quelli che abbiamo dimenticato, che nella nostra sciatteria, che nella nostra superficialità o nella nostra malvagità abbiamo messo da parte, abbiamo messo tra parentesi e abbiamo considerati come iota, inutili e assolutamente indifferenti per la nostra felicità, quel fratello, quella situazione, quel problema che invece è fondamentale, senza il quale non ha senso nessuna parte della nostra vita, senza la quale noi non siamo completi, ma siamo dei frustrati, imprigionati. C'è un detto dei rabbini con il quale concludo. Bellissimo, dice, c'è un maestro rabbino, va nella sua scuola, nella sua yeshiva, e chiede ai suoi alunni come si distingue quando arriva il giorno, come si capisce che chi ha dato il giorno e chi ha scacciato la notte. Dite, allora alcuni dicono, alcuni studenti dicono, beh, quando si riesce a distinguere un albero di fichi da un albero di pere. No. Allora dice, quando si riconosce un gatto da una volpe? No. Quando? Rabbi, quando? Quando in uno sconosciuto tu riconosci il volto del fratello. Questo sconosciuto è tua moglie, no? Che ce l'ha con te, tuo marito. Questo sconosciuto sei tu, per Cristo, che l'hai disconosciuto come Pietro, che lo hai tradito. E Cristo ha visto in te il suo fratello, che mancava all'appello nel gregge, e ha dato la sua vita per te. Questa è la vita tra i cristiani. Chi ha questa esperienza la vive così con i fratelli. Buona giornata, buona vita cristiana, buon compimento, buon cammino verso il cielo. Buon cammino verso il cielo, nel quale tutti ci scopriamo debitori verso Dio, ma creditori del suo amore. Tu, il fratello che ce l'ha con te e tu che ce l'hai col fratello, entrambi siamo stati graziati, amati. Allora basta ragnatele, basta autogiustificazioni per non amare, per non lasciarci amare da Cristo, giustificandoci davanti a Lui, per giustificare il fatto di non accogliere l'altro così com'è e di lasciarci spogliare, perché se ti lasci spogliare scoprirai che sei nudo e non sei meglio dell'altro. E questo è il miracolo, l'autenticità della legge, l'unica che dice la verità su te e su me, perché è l'unica che dice la verità su Dio, che ama te e me così come siamo, e non abbiamo bisogno di diventare nulla di diverso, mostrare nulla di diverso, ma tutti nudi come Adamo ed Eva dopo il peccato, rivestiti della sua misericordia per entrare con lui nel cielo.